tutte, bentornate di nuovo sul mio canale. Sono Sara Sinace, Sara senza caffè, se ancora non mi conoscete. E oggi, come bene avete letto, vi mostro le cosine che ho comprato. Sì, e sono stata, come vedete, da Kiko. Sono stata da Kiko 2 settimane fa e mi sono comprata queste cosine che adesso vi mostrerò. E come mi sono piaciuto tantissimo, avanti ieri sono stata e adesso vi mostro quelle cosine che mi sono comprato. Ok, quello che mi piace tantissimo, che adesso vi riconto, sono questi, ho comprato 3, ok? Sono questi strisce per gli occhi che sono in idrogel e sono fantastici, davvero ragazze, lo dovete assolutamente di provare. Dice You Are Golden Eye, serve per illuminare tutto il contorno d'occhi, va perfetto se avete l'occhiaie così oscura. Rilassa moltissimo le occhiaie, il contorno, ok? E vi riconto, normalmente quando apriamo questi prodotti, qua nell'interno sta tutto il liquido, sta tutto appiccicoso, ok? Però Kiko lo ha saputo fare molto bene, perché quelli 2 strisce vanno dentro di una piccola scatoletta che è qua dentro, ok? E una volta che apriamo la scatoletta, attenti ragazze, perché quelle strisce sembrano di gelatina, sono super super, scivolano con molta facilità delle tue dita, ok? Subito che ti metti, che applichi le strisce per gli occhi, ok? Subito noti questa freschezza, questa serenità, questa pace, questo, non so come dirlo, questo relax, ok? Io devo dire che la prima volta lo sono applicata alle 12 di sera, sì, e mi sono rilassata assai, davvero che il contorno appare totalmente rilassato. E come mi sono piaciuto tantissimo questa volta, ok, mi sono comprato 3, eccoci qua, ok? Il prezzo ciascuna a 3 con, ho qua l'escontrino, il prezzo a 3 con 95 ciascuna, veramente ragazze lo dovete di provare. Devo dire una cosa, tanto questa settimana, avanti ieri, va bene, come 2 settimane fa, le commesse del Kiko, in questo caso sto parlando di quelle dell'Auchan di Casa Massima, devo dire che sono realmente gentilissime, sì, molto molto gentile. Poi quando stava in cassa, la ragazza mi ha detto, la commessa, va bene, mi ha detto guarda che queste ci sono arrivato adesso, da queste maschere nuove, ok? E sto parlando di questa maschera per le mani e per le unghie, è una maschera idratante, ok? E va bene, ho pensato, bah, lo proviamo, perché no? E una volta che lo applichiamo, dobbiamo di fare un leggero massaggino sulle mani e dobbiamo di stare 10-15 minuti. Ok, va bene. Il prezzo era di 4,95. Va bene, lo proveremo. Ok, e poi questo sì che lo sono acquistato 2 settimane fa, però come non vi lo aveva mostrato, certo che lo aveva mostrato su Instagram, però adesso dico, vabbè, già che faccio quegli ultimi acquisti, vi mostro questa cosa. Ok, è un'altra maschera per il viso, dice Make Me Glow, è questa così. Che succede? Questa maschera è come una primer, e dice Primer Sheet Face Mask, che si deve riapplicare, vediamo il tempo, 20-30 minuti prima di truccarci, ok? Io mi trucco, ragazzi, in 5 minuti e se devo pensare che prima mi devo riapplicare questa maschera non mi ricordo mai, ok? Però va bene. Il prezzo non mi ricordo, forse era come quella delle mani, a 4,95, e vediamo quando la utilizzerò, vi dirò, vediamo. E poi sono andata alla Kiko anche principalmente per prendere quelle strisce per gli occhi, però anche per prendere il correttore che sto utilizzando. Risulta che io stavo utilizzando questo correttore di qua e la tonalità 03, ma io mi trovava il viso troppo scuro, l'occhiaia, non so, mi trovava la pelle diversa, sapete? E questo lo sono comprato al Kiko dell'outlet di Pescara, ok? Almeno per
7-8 mesi fa, ok? Che era quello che mi aveva consigliato la commessa. E sono andata a Chico, avanti ieri, come viene detto, e gli ho detto alla commessa: guarda che sto utilizzando la 03. Se mi guarda e mi dice: no signora, no signora, super spaventata, che diceva: ma come lei sta utilizzando la 03 se ha questa pelle così bianca? E dico: già, però non lo so, ok? E mi ha consigliato da prendere la 02, perché vedete la differenza tra la 02 e la 03. Vi dico che se state facendo qualcosa, sedetevi davvero, perché è molto molto heavy, non so bene come dirlo, ok? Sedetevi e guardate bene, perché mamma mia. Ok, attente, vado subito. Ragazze, guardate la differenza. Questa è quella nuova, la 02, e questa è quella che stavo utilizzando adesso. Guardate la differenza tra una e tra l'altra. Questa è per gente super super abbronzata. Io mi vedeva strana e adesso so perché, perché il correttore non era quello giusto per me. Però vi devo dire una cosina, che questo correttore, tanto quando ho fatto l'spacchettamento, quando ho fatto più che l'spacchettamento, il haul che vi aveva mostrato i prodotti con questo correttore da Chico, e questo correttore, ragazze, mi piace un sacco perché non mi manca le rughe. A parte il prezzo, è buonissimo, il prezzo non vi l'ho detto, è da 7,95, è buonissimo, e non so, a me piace tantissimo, e con tutte le volte che finirò questo correttore lo ricomprerò di nuovo, ok? Prendo questo per pulire le mani. Ok, con le mani pulite continuo. Sono stata anche, come vi ho detto, nell'Auchan di Casa Massima, e dentro dell'Auchan c'è la parte di parafarmacia, e lì sempre trovo a un prezzo buonissimo la mia acqua micellare. Questa è la di Bioderma Sensibio H2O e la di 500 ml, perché la verità, tra la dei 500 e la dei 250, è molto più consigliabile prendere questa, perché il prezzo da questa è da 15 euro, e dall'altra è di 12, e il prezzo è molto buono. Questa è la del tappo rosa, questa è per le pelle sensibili e per le pelle con i rossori, ok? Io la utilizzo per struccarmi da 7 anni fa. E questa è la mia acqua preferita, la unica, che amo profondamente, ok? E non la cambio per niente del mondo. Poi non so se avete visto il video con i prodotti finiti, vi lo lascio il link qua sopra, ok? E parlava da questo shampoo che adesso vi mostro. Finalmente l'ho trovato qua nell'Auchan. E questo da testa nera, ok? Che è quello di Supreme Repair Keratin Serum, con 3 volte liquid keratin, e per capelli secchi e per capelli danneggiati. La verità che il packaging è un pochino diverso a quello spagnolo, sì, io ho dovuto da leggere 2 volte se era quello che che volevo io comprare, quello spagnolo, ok, quello con il packaging spagnolo, va bene. E qua a parte dice che per i capelli secchi, cosa che nel packaging spagnolo solamente dice che è per i capelli danneggiati. Ve la consiglio moltissimo, perché idrata in profondità, nutre in profondità, e se avete i capelli crespi, effettivamente, come nutre e idrata in profondità, non lo avrete così tan crespi come lo avete al solito. Almeno è questo che a me mi ha fatto questo shampoo, e lo adoro completamente, ok? E qua dice: ripara e previene per la bellezza dei tuoi capelli a lungo. Veramente, io a Barcellona l'aveva provato, l'aveva comprato, meglio detto, insieme alla maschera, e tutto insieme fa un lavoro meraviglioso, ragazza. Niente, vi lo consiglio tantissimo. Devo dire che questo che testa nera non mi ha pagato nulla per dire questo, solamente che io sto innamorata da questo shampoo. E se avete i capelli bianchi, sì, sto parlando di te, penso che già sai chi può essere, ok? Se avete i capelli crespi e così danneggiati, anche danneggiati, però se avete i capelli crespi soprattutto, vedrete subito il cambio, perché a me, guardate che a Barcellona c'è tantissima umidità, e io abito
in fronte della spiaggia, sì. E io i capelli li ho lì molto molto crespi, sapete? Però infatti non mi ha creato questo crespo che ho normalmente. Molto molto consigliabile, davvero. Il prezzo è stato da 2,95, devo dire un euro più economico che a Barcellona. E poi per finire un'altra cosa, che questo mi piace un sacco anche ragazze, sto parlando della Garnier, però della tinta per i capelli Garnier Movida e senza ammoniaca. Lo sto utilizzando già da fa tanto 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 tempo, almeno per un anno che lo sto utilizzando, ok? E senza ammoniaca, come bene ho detto, è solamente che fai così, ti viene un odore albicocca, sì, perché ha il trattamento con albicocca. Però guardate che lo più importante da questo è questo applicatore magnifico che ha, eccolo qui, qua va il colore, poi si deve togliere il tappo, si deve mettere qua, chiqui chiqui chiqui, e ce lo mettiamo sulla testolina, ok? Fantastico, ma devo dire che dopo di un anno, ok, l'altra volta che lo sono utilizzata, l'applicatore questo non so che succedeva, ma non si chiudeva bene, e ho dovuto da finire mettendolo tutto su un piatto di plastica e così farlo così, mescolare tutto e farlo così, perché non chiudeva bene e si cadeva tutto, ok? Molto molto consigliabile davvero ragazze. Anche Garnier no, sa che esisto, non mi sta pagando nulla per fare questa pubblicità gratis, ok? Però mi piace tantissimo la tonalità che utilizzo, la 55, che è la nera, però io devo dire che ho i capelli ancora più neri di quello che faccio il colore. Il colore dura abbastanza e copre tutti i capelli, i primi capelli bianchi, anche tutti i capelli bianchi le copre abbastanza bene. Il prezzo è da 5,95, veramente molto molto buono, e ci stanno tanti altri colori, e veramente il prezzo è molto buono. Questo guardate che in Spagna non lo trovo, sì, in Spagna, va bene, a Barcellona, quelli supermercati che sono andata non l'ho trovato purtroppo, però è quello, mi piace davvero molto e lo continuerò a utilizzare tante volte come ho bisogno. E nulla ragazze, fino qua il video da oggi, spero che vi sia piaciuto, e se è così non scordatevi di lasciare un mi piace grande, e se ancora non vi siete iscritto al canale e pensate che questo canale vi può essere così interessante, qua sotto sta il bottoncino. E niente, io vi invio un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.